tutti. Oggi prepareremo la schiacciata siciliana broccoli e salsicce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono semola, strutto, miele, lievito di birra fresco, acqua, sale. Per il ripieno, spuma, broccoli, olio, pepe nero e salsiccia. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il miele, il lievito ed azioniamo i bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere lo strutto, la semola, il sale. Facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. È pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo di lievitazione abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo taglieremo in 2 parti. Andiamo a stendere questo con l'aiuto di un mattarello. Posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno. Mettiamo adesso i broccoli, la salsiccia, la tuma, polverizzare con un po' di pepe nero e irrorare con un filo d'olio. Stendiamo l'altro impasto e posizioniamolo sopra. Chiudiamo bene i bordi. Polverizzare con la semola. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa. La schiacciata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Schiacciata siciliana, broccoli e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta!